L'amministrazione comunale di Latiano e le forze politiche si uniscono al di là dei colori politici per la libertà e la sicurezza in un momento critico che sta affrontando sia la città di Latiano che la provincia. Sì, questo è un momento abbastanza critico, non solo per la città di Latiano ma un po' per tutta la provincia di Brindisi. Dopo ogni evento di questo genere io comunque ho sempre i contatti con le forze dell'ordine, in particolare con il comandante della stazione di Latiano ma anche con il comandante della compagnia di San Vito. Mi sento spesso anche con il prefetto di Brindisi e non è di conforto, però la situazione su Latiano è la stessa situazione che abbiamo un po' in tutta la provincia. Quello di oggi è un momento importante perché tutte le forze politiche si mettono insieme e stanno insieme per dire a tutta la cittadinanza che comunque noi ci siamo uniti e combattiamo con tutte le nostre forze contro l'illegalità, contro la delinquenza e contro ogni forma che va al di là del rispetto della legge. Questi momenti ritengo che siano importanti e fondamentali. Anche i delinquenti, quando vedono che i politici, tutte le forze politiche si uniscono, stanno insieme e tutti con la stessa voce gridano ad alta voce appunto contro questi fenomeni delinquenziali, è molto importante, sono segnali che bisogna dare alla cittadinanza. È bene parlarne, è bene affrontare questi problemi, è bene non nascondersi ed è bene non sottovalutare ogni evento di questo genere. Quindi il segnale e lo scopo di questo incontro di oggi è proprio quello, dire alla cittadinanza intanto di stare tranquilli perché le forze dell'ordine sono presenti ogni giorno, anzi forse ultimamente sono anche aumentate le pattuglie in borghese, quindi di stare tranquilli perché anche quando non vedono le forze dell'ordine portano avanti e svolgono un lavoro di indagine che non è visibile ai nostri occhi e questo è un primo segnale che vogliamo dare. L'altro appunto è quello di dimostrare che tutte le forze politiche quando si tratta di eventi delittuosi, di eventi criminali sono tutti insieme proprio per contrastare questi fenomeni. Anche noi dell'opposizione sin da subito, da quando c'è stato quell'attentato al Presidente del Consiglio, ci siamo uniti con lui e con la sua famiglia per dimostrare una compattezza all'interno del Consiglio Comunale, allo scopo di dare diciamo una certezza ai cittadini latianesi, quella che l'istituzione è sicuramente vicina ai cittadini e noi combattiamo in tutti i modi questi sistemi di forzatura che vengono svolte sul territorio. In ogni caso ci rendiamo conto anche delle problematiche reali che ogni cittadino in questo momento storico, diciamo le problematiche che ci sono ogni giorno e su questo anche credo che sia noi dell'opposizione ma anche della maggioranza ma anche la politica in generale deve dare una risposta certa ai bisogni delle famiglie e dei nostri cittadini. Per cui riteniamo di essere insieme a tutte le forze del Consiglio Comunale sicuramente contrari a quegli eventi che si stanno verificando e chiaramente vogliamo dire ai nostri cittadini di stare tranquilli perché comunque si è creato anche un comitato che è per la sicurezza e l'ordine pubblico che vigilerà maggiormente sul territorio. Una condanna al gesto partito prima con l'attentato a De Punzio e poi con vari attentati criminosi qui nella città di Latiano, tutti uniti per la sicurezza e per la libertà. Non esistono bandiere, non esistono colori, non esistono partiti o associazioni culturali o sociali, imprenditori, tutti uniti per dare un segnale forte, che va dato in questo momento un segnale forte a questa riorganizzazione o comunque sia a quello che sta investendo in questi ultimi giorni il nostro paese ma tutte le città del meridione e non solo. Questa sera è stata convocata un'assemblea provocata dalle forze politiche ma sono state investite le scuole, le associazioni culturali, i sindacati, le associazioni di categoria, le cooperative sociali, tutto il mondo che vive in questo paese, che vive, lavora, che si alza la mattina e che torna ad avere paura dei luoghi
luoghi in cui vive. E quindi questa sera verranno fuori le proposte, delle proposte concrete per mettere in piedi un osservatorio, un laboratorio, un documento da sottoporre al Consiglio Comunale, per poi inviarlo al Prefetto di Brindisi, non con una sola voce, cioè quella della politica, ma con la voce di tutta la società che si sta interrogando questa sera, forse in maniera anche abbastanza numerosa, perché ho già salutato diversi rappresentanti di diverse categorie. Credo che stiamo partendo col piede giusto per la Latiano migliore, insomma, che vogliamo noi, ma soprattutto ci auguriamo per i nostri figli. La città di Latiano vuole rispondere con forza agli ultimi atti criminosi che hanno colpito la città stessa ma anche la provincia. Come l'antiracket si pone a queste situazioni? Ecco, noi come antiracket già operiamo da tempo sul territorio di Latiano e diamo la nostra completa disponibilità. In questo momento particolare siamo disponibili a intervenire anche con la nostra presenza, con la nostra testimonianza, a dare man forte a chi ha avuto problemi sul territorio. Infatti abbiamo anche invitato gli esponenti, i rappresentanti delle altre associazioni della provincia di Brindisi. Siamo presenti qua proprio questa sera per incontrarci e discutere quali possono essere tutte le strade che bisogna intraprendere affinché questo fenomeno sia debellato, perché a nostro avviso è un fenomeno di balordi, gente balorda che per pochi spicci compie attentati, dà fastidio, e questo fa male alle famiglie e alla società tutta. Anche i commercianti di Latiano vogliono dare il contributo a questa serata, a questo evento particolare in cui si fa il punto sulla situazione della sicurezza qui nella città di Latiano. Quali le proposte concrete? Sono state presentate delle proposte concrete, fra cui quella di aumentare il controllo nelle ore serali critiche dalle 18 alle 20, perché comunque si sono verificate delle rapine, dei furti in orari particolari, quindi i commercianti si sentono un po' presi di mira. Quindi la proposta che è stata fatta è quella di aumentare il controllo e di eventualmente, se possibile, coordinare le varie pattuglie, le varie forze dell'ordine per avere un controllo visivo nei punti critici della cittadina di Latiano.